a tutte e a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Sabrina Pietrangeli, sono una life coach e recentemente ho chiesto alle persone che mi seguono se tu avessi un'ora di tempo per poter parlare con me, di cosa parleresti? E una delle risposte più quotate, che anche mi ha colpito molto, è stata: parlerei delle relazioni tossiche con i parenti stretti. Io vorrei affrontare questo argomento e vorrei estenderlo anche al discorso di sì, parenti stretti, quindi genitori tossici sicuramente, ma anche figli tossici, perché esistono anche i figli tossici, e direi anche amicizie tossiche, ok? E vi racconto la mia esperienza e nel raccontarla in qualche modo, non lo so, magari sdoganerò alcune idee preconcette che avete su quello che deve essere il rapporto di parentela, su alcuni legacci emotivi che avete senza rendervene conto e che magari questo mio discorrere con voi anche sulle esperienze personali vi fungerà un pochino da, come dire, da elemento liberatorio, cosa che mi piacerebbe veramente tanto. Allora, parlando dei genitori, io intanto scusate, mi tolgo i calzini perché sono stata in giro finora con i calzini, ma voglio stare sul divano con i piedi nudi. E parlando di genitori tossici, allora, genitori tossici sono quanto di più frequente possiamo immaginare. Molto spesso mi capita di parlare con delle mie clienti, anche mature di età, che hanno ancora una relazione molto stretta con i loro genitori e non si rendono minimamente conto del fatto che trattasi di relazione tossica. Cosa si intende per relazione tossica? Si intende una relazione all'interno della quale il dialogo, okay? Il dialogo fatto anche di atteggiamenti, non soltanto di verbalizzazione, tra i membri della famiglia, in questo caso si parla di famiglia, è un dialogo che dà luogo a dei giochini psicologici, diciamo, a un'assunzione di ruoli abbastanza standardizzata che ha come unico scopo la soddisfazione del ricevere carezze, no? Questo può passare attraverso la manipolazione, può passare attraverso giochi di ruolo non sempre sanissimi, può passare attraverso appunto giochi psicologici, copioni se vogliamo, che tendono a ripetersi più o meno nella stessa maniera, all'interno dei quali ognuno assume un ruolo funzionale all'altro. Magari ci si massacra, ci distrugge la vita, ma alla fine lo scopo da raggiungere è quello che si è prefissati. È il caso, che ne so, dei genitori che non riescono a lasciare andare i figli, per cui sin da quando sono piccolini, per una loro forma di ansia, tendono a instillare loro dei sensi di colpa allo scopo di non farli allontanare, quindi allo scopo di non far sentire abbandonato il genitore, che poi sia l'abbandono del tipo mamma mi fidanzo, o l'abbandono del tipo sono grande adesso voglio uscire la sera, o l'abbandono del tipo decido io, che ne so, che tipo di vestiti acquistare da ora in poi. Alcune madri, alcuni padri lo vivono proprio come una forma di abbandono personale, lo vivono con una tale angoscia da avere atteggiamenti nei confronti dei figli che tendono a far salire sensi di colpa e a retrocedere dalle proprie idee autonome e rimanere bambini, bambini per sempre. Questo è funzionare al genitore, chiaramente. Poi che il figlio ci trovi un tornaconto perché sarà mantenuto a vita o perché godrà dei servizi dei propri genitori a vita, perché anch'egli non vuole a sua volta crescere, staccarsi e avere, diciamo, la fatica di dover essere autonomo e far da sé, quello è un altro discorso. Sta di fatto che ci si incastra perfettamente con questi giochini. Quindi è molto più frequente di quello che pensiamo. Perché? Perché i genitori tossici, i nostri genitori tossici, a loro volta sono stati manipolati, sono stati comunque educati con determinate credenze, con determinati atteggiamenti e li hanno assorbiti per osmosi, li hanno fatti propri e li hanno riproposti nel loro modo di essere genitori, il che è un classico, perché noi che possiamo pensare male dei nostri genitori e dire non sarò mai come lui, come lei, non farò mai questo, io sarò diverso con i miei figli, sta diluviando. Sappiate che 99 su 100 ricalcherete le stesse modalità attuate dai vostri genitori, quelle che detestavate.
a volte vi soffermerete su di voi e direte: mi sembra di sentir parlare mia madre, sto dicendo le stesse identiche cose. Sono ferite che vanno sanate. Chiaramente, quando sono talmente profonde da inficiare la nostra vita quotidiana o addirittura produrci dei sintomi fisici, quali possono essere l'ansia, gli attacchi di panico, eccetera, e molto spesso c'è bisogno di un vero e proprio percorso di psicoterapia, e anche molto lungo, per scardinare determinati modelli e assumerne di più sani, di più funzionali. Molto spesso accade anche che quando ci rendiamo conto che determinate modalità ci fanno soffrire, ci rendiamo conto che siamo rimasti bambinizzati e che vogliamo essere diversi, e quindi iniziamo a lavorare su di noi, magari sul tema dell'assertività, sul tema dell'autonomia, dell'indipendenza, eccetera, eccetera, e i nostri piccoli o grandi strappi che diamo ai genitori per far loro capire che determinati atteggiamenti non sono più per noi accettabili, quindi iniziamo a mettere confini o paletti, succede che il genitore ti dice: sei cambiato e non sei più come prima e mi trascuri, magari ci scappa pure un piantarello. Così proprio il quadro è perfetto. È chiaro che come esseri umani e come persone a sé stanti dobbiamo tendere sempre alla massima autonomia. Questo ci permette di diventare generativi a nostra volta, di essere noi genitori, non solo di figli nella carne, ma anche genitorialmente parlando, essere custodi di noi stessi, scegliere il meglio per noi, aver cura di noi, anche, non lo so, lavorare per mantenersi è un modo di essere genitori di noi stessi, prima ancora che essere genitore nella carne di qualche figlio. Sicuramente più ci rendiamo autonomi del rapporto con le figure di riferimento affettivo, che chiaramente quelle familiari più strette, che sono i genitori, ma qualunque figura di accudimento si sia presa cura di noi, magari siamo orfane e abbiamo avuto, non lo so, nonne, zie, parenti vari, sorelle maggiori che si sono prese cura di noi, sono comunque rapporti affettivi talmente stretti che questi meccanismi si possono mettere in moto. Da loro dobbiamo imparare a distaccarci in modo sano, prendere le nostre scelte. Se loro fanno un buon lavoro con noi, che si tratti di genitori o figure di accudimento d'altro tipo, sicuramente veniamo su meglio, stiamo bene, riusciamo ad avere relazioni soddisfacenti con i datori di lavoro, con i colleghi, con le persone di cui ci innamoriamo. Siamo maschi, femmine, ovviamente con la persona di riferimento, e con i nostri figli quando sarà il nostro turno. Allora, io per esempio, ve l'ho già raccontato altre volte, credo di aver avuto genitori tossici, non tanto per manipolazione di sensi di colpa, questo no, però per esempio papà aveva un atteggiamento di grande gelosia morbosa nei miei confronti quando ero ragazzina, forse questa cosa non ve l'ho mai detta, ma quando mia madre andò via di casa, io avevo 11 anni, pochissimo dopo cominciavo a essere una signorinella, eccetera, mio padre ebbe un periodo di grande senso di possesso nei miei confronti, non mi ha mai detto sei bella, non mi ha mai detto, che ne so, un complimento, sei brava, sai fare bene questo, però il suo modo di dirmi che ero bella era non guardare nessuno, non parlare con nessun ragazzo, se ti becco a parlare con un ragazzo per strada vi ammazzo. Questo era il suo modo di dirmi: sei appetibile, ho paura che ti succeda qualcosa. Quindi un modo completamente disfunzionale, no? Perché quale sarebbe stato il modo sano? Dire alla propria figlia femmina: amore di papà, sei bellissima, ti stai facendo donna, sicuramente ti correranno dietro un sacco di ragazzi, occhio, perché ci sono dei pericoli, e magari ne elencava qualcuno. Oppure dire: guarda, se c'è un ragazzetto che è interessato a te, prima fammelo conoscere, che ne so, se vuoi uscire con lui, comunque io lo voglio vedere prima. Cosa che invece io e il mio ex marito con le nostre figlie femmine l'abbiamo fatto, quindi insomma era un altro tipo proprio di approccio con i figli, no? E questo per quello che riguarda papà. Per quello che riguarda mamma, purtroppo mamma era una delle classiche mamme bambinizzate. Io penso che molte di voi rizzeranno le orecchie, no? Sentendo questa cosa, perché senza nulla voler condannare, però mamma ha una storia personale molto molto sofferta, è cresciuta senza mamma, era orfana di madre, per cui immagino che nel diventare madre, e all'epoca forse manco tanto si capiva come si diventava madre, non tanto in senso fisico-tecnico, quanto proprio il discorso di che cos'era la maternità, perché per come sono cresciuti loro, e mi riferisco sia a mio padre che a mia madre, che entrambi avevano quattro fratelli per uno, fratelli-sorelle intendo,
erano in tempo di guerra buttati un po' nel mucchio, capito? Cioè facciamone tanti perché magari qualcuno sopravvive, non c'è nulla da mangiare, vabbè, dove mangiano quattro mangiano cinque, però non è che si stava lì tanto a, come dire, ad avere cura di ogni figlio, diverso com'era, con sogni diversi, attitudini diverse, li buttavano un po' nel mucchio, quindi sono cresciuti in modo un po' da animaletti da strada, diciamo così. E quindi per loro diventare genitori sicuramente era qualcosa di molto diverso da quello che oggi si intende per crescere un figlio, no? E mamma era bambinizzata nel senso che è stata sempre una donna bambina, bambina nel suo approccio con gli altri, bambina nel suo bisogno continuo di approvazione, di sentirsi dire che era brava, un mazzo tanto per ricavarsi quattro attenzioni, quattro carezze, quattro coccole, e poi si è legata ad un uomo estremamente anaffettivo, estremamente ipercritico. Se volessimo paragonare mio padre agli dèi, no? Perché magari vogliamo fare questa, come dire, questa comunanza, no? Con le figure degli dèi, che adesso va molto di moda, dire no, tu sei il tipo Afrodite, tu sei il tipo Atena, mio padre era Zeus. Padre padrone, eh? Era proprio questo archetipo, l'archetipo di Zeus. Quindi mamma non aveva la benché minima soddisfazione con mio padre, perché per lui qualunque sforzo lei facesse non era mai abbastanza. Ecco, questo è stato un modo di crescere che non è stato proprio funzionale. Questo suo magari avere cura della casa in modo isterico, questo pulire sul pulito, questo impedire a noi figli di godersela la casa, di sentirsi in casa propria, quindi non poter invitare amici perché sporcavano, e no, il compleanno, no, ti porti le Coca-Cola a scuola, festeggia a scuola perché la casa poi si sporca e metti le pattine, e non avere mai un tuo effetto personale in giro, una casa settica, quasi da catalogo, no? Mancava la plastica sulle sedie, ma stavamo lì, eh. Quindi diciamo c'erano tante criticità, cose che poi nella mia vita da adulta ho voluto sfatare completamente, fatto salvo i primissimi tempi del matrimonio, dove se parlate con Carlo, col mio ex marito, vi racconta cose allucinanti, del tipo che io gli andavo dietro quando lui si andava a lavare le mani per vedere se l'asciugamano era stato ripiegato esattamente come l'avevo messo io, cioè il culto della casa, in maniera così schiava della casa, lei me l'aveva comunicato, e grazie al cielo sono nati i figli che mi hanno semplificato all'eccesso. Adesso ho pure gli animali, me lo scordo proprio il culto della casa. Mi piace in ordine sicuramente, cioè il cuscino messo carino sul divano lo vedrete sempre, ma vedrete anche che io sul divano mi ci butto e quando mi alzo a fare altre cose magari lo lascio così, non me ne frega niente, io do due botte e chi se ne frega. Una volta era qualcosa di allucinante, cioè non era godersi la casa, era la casa che si godeva me, cioè io ero proprio schiava. Ma questo già dopo il terzo figlio l'ho abbondantemente bypassato, e parliamo di 18 anni fa, quindi proprio nel tempo ho imparato a godere di quello che ho in maniera proprio semplice. Non mi va di spolverare, non spolvero. Comunque non andiamo fuori pista, perché del discorso delle pulizie di casa ve ne parlerò in un altro video, perché è stato un altro di quelli molto molto richiesti. Quindi relazioni tossiche, vi ho parlato del discorso genitori-figli. Figli tossici sì, esistono, ma considerate che sono la copia carbone di come sono stati cresciuti. È raro che ti ritrovi con un figlio tossico se tu genitore sei un genitore regolare, tra virgolette. Quindi figli tossici ci sono, magari cresciuti in un ambiente con genitori appunto tossici, che però hanno magari lavorato su di loro e a quel punto devono fare magari un lavorone su figli oramai già adulti, che però portano l'imprinting di quello che hanno ricevuto da piccoli, e quindi bisogna trasversalmente anche educare loro, lavorare su di loro con degli atteggiamenti che magari loro poi troveranno fuori luogo rispetto a quelli di prima, no? Se prima certi giochini che ti facevano per ricattarti, per farti sentire in colpa e ottenere quello che volevano da te funzionavano, nel momento in cui tu evolvi e cambi atteggiamento, per loro l'adattamento è critico, perché non ti possono più gestire come prima, per cui possono nascere poi dei dissapori, quindi vanno educati di nuovo, vanno rieducati. Buon per loro che almeno crescono meglio. E poi che altro? Relazioni tossiche con fidanzati barra mariti, ecco, anche queste sono cose che creano grande sofferenza.
raramente una persona centrata, una persona che sta in piedi da sola, che è autonoma, che è assertiva, si va a legare con una persona cosiddetta tossica, o meglio, persona che ha atteggiamenti tossici, perché non dobbiamo mai demonizzare la persona, ma il comportamento, e il comportamento si può cambiare. Determinate matrici, lavorando su se stessi, si possono cambiare. Se vi rendete conto di aver agganciato una persona che ha atteggiamenti tossici, che, peggio ancora, fanno presa su di voi, per cui colludete con i vostri atteggiamenti reciproci, se uno si mette a lavorare su se stesso, normalmente con un grande lavorone riesce a lavorare anche sull'altro, meglio se si lavora sulla coppia. Per cui se vi rendete conto di avere in coppia degli atteggiamenti di distruzione reciproca, di cattiva comunicazione legata appunto ad atteggiamenti di tipo manipolativo alias tossico, sicuramente dovete lavorare su di voi, ma se c'è la disponibilità dell'altro a mettersi in gioco e a fare un lavoro comune per ottenerne una relazione più soddisfacente, assolutamente lavorate insieme, perché diciamo l'epilogo può essere molto molto felice per voi e per i figli che eventualmente nel frattempo avete prodotto. Quindi questo è molto molto importante. Amicizie tossiche, sì, dipende sempre anche dal nostro atteggiamento. È il solito discorso della relazione d'amore, cioè agganci persone di un certo tipo se il tuo terreno è fertile a persone di certo tipo. E non parlo di legge dell'attrazione, quanto proprio di veri e propri incastri a livello vibratorio. Cioè, se tu comunque sei una persona che ha sempre bisogno dell'approvazione degli altri, che ti lasci gestire dalle persone, che siano parenti o amicizie, troverai magari l'amica che ti vuole gestire, che decide sempre lei e che magari è gelosa che tu frequenti altre amiche, e avrà atteggiamenti sicuramente tossici quando capiterà che ti chiama per uscire insieme e tu disgraziatamente ti lasci sfuggire: no, stasera no perché esco con Peppina. E lì possono succedere cose grosse, capito? E personalmente non mi è mai capitato, grazie al cielo. Io sono una persona che ama molto il gioco a due, nel senso, mi piace molto la relazione con un tu, però non è esclusiva, soprattutto in tema amicizie. Io ho Serena, che è la mia migliore amica, e quando siamo insieme esistiamo solo io e lei, ma lei so che ha altre amiche, che esce, che ha la sua vita. A volte capita che per una settimana non ci sentiamo e poi mi arriva il suo messaggio: ti penso, con un cuoricino. Quindi nella piena libertà proprio di essere e di fare quel che cavolo ci pare, perché riconosciamo l'una verso l'altra il pieno diritto di vivere come vogliamo. Questo è il nostro modo di volerci bene, di amarci, come dico io. Ecco, con le amiche quindi non mi è mai capitato. Mi sono capitate relazioni in cui nel passato soprattutto mi sono messa in mano a determinate persone, e mi rivolgo soprattutto al discorso religioso. Quando io ho iniziato a frequentare i gruppi religiosi avevo 24 anni, ero una ragazzinetta, ero già adulta per quello che riguardava il mondo del lavoro, ero fidanzata con Carlo già da un anno, avevo avuto le mie storie, le mie relazioni, volevo andare a vivere da sola, quindi avevo una certa indipendenza, se non altro economica e lavorativa. Però per il discorso del bisogno di carezze, il bisogno di conferme, nonostante gli anni di lavoro che avevo fatto su me stessa a livello di analisi, comunque c'era questa matrice, questo bisogno di essere al centro dell'attenzione, di avere, come dire, sempre l'attenzione degli altri sulla mia persona, cosa che oggi rifuggo completamente, nonostante io sia una persona magari in vista perché faccio i video, perché faccio un certo tipo di lavoro che ha bisogno di un branding particolare, però rimango una persona comunque spinosa dal punto di vista della privacy. Ti do quello che ti voglio dare, ti comunico che fin qui puoi prendere, dopodiché no. Quando vedo che si travalica, io mi riprendo tutto e chiudo. Io sono fatta così, mi infastidisco quando la persona mi viene a chiedere anche privatamente determinate cose che non ho voluto magari condividere. Mi infastidisco, non rispondo, semplicemente metto paletti. E sono fatta così, sarò fatta anche male, ma normalmente dono molto, per cui non c'è motivo che gli altri chiedano molto di più, a meno che non siano persone che hanno una morbosità particolare loro, cioè che vogliono entrare troppo nell'intimo, che vogliono avvicinarsi troppo quando io non ho intenzione, ok?
Sono cambiata tantissimo negli anni, però in quei primi anni in cui frequentavo i gruppi religiosi, il gruppo faceva tanto famiglia e io avevo tanto bisogno di una famiglia, soprattutto perché ancora non avevo figli, quindi non ero tanto strutturata come persona. L'essere diventata madre mi ha regalato maternità, ma maternità non soltanto nei confronti dei miei figli. È chiaro che gestando loro ho gestato anche me stessa, con la differenza che loro sono nati e crescono. La bambina che ho imparato a gestare ce l'ho dentro e non nascerà mai, nel senso non sarà mai partorita, rimarrà quella parte, quel nucleo piccolo di me con i suoi bisogni, con le sue fragilità, con le sue insicurezze, anche con le sue ferite soprattutto, no? Quindi è una gestazione eterna che io faccio con questa mia bambina interiore. All'epoca però la lasciavo nutrire dagli altri. E quando ti metti in mano agli altri, cioè quando permetti che siano gli altri a interpretarti, a dirti cosa è giusto, cosa è sbagliato, e nei gruppi religiosi questo fiorisce, diventi un po' uno strumento loro, in mano loro, capito? Poi si innescano delle cose pesanti perché non ti permettono poi di crescere, non ti permettono di evolvere, non ti permettono di cambiare, di esprimere un parere diverso, di esprimere un dubbio anche su quello che è la materia che accomuna te a quelle persone, in quel caso la religione. Immaginate se io tiro fuori un dubbio religioso o qualcosa che non mi piace del gruppo o della modalità in cui si fa gruppo, figuriamoci. Quindi ci sono stati degli scontri, ci sono state delle rotture, ci sono state delle lacerazioni vere e proprie, anche con persone che oggettivamente ho amato molto, ma che ad oggi mi rendo conto che se me le fossi dovute scegliere per quello che erano come persone, non me le sarei mai scelte. Mi sono capitate perché stavano lì nel gruppo, impari ad amarle, perché comunque è un'esperienza umana che ti mette molto alla prova, ti misura moltissimo. Con la tua capacità di accoglienza dell'altro, con le tue magagne a livello caratteriale, ti scontri, ti devi modellare, ti misuri, ti riveli in qualche modo, ti sputtani, proprio letteralmente parlando. Devo dire che sono diventata molto rigida anche in questo. Ultimamente ho avuto uno strappo forte con una persona che ho amato molto negli anni, ma mi sono infastidita per il continuo atteggiamento di religiosità che, francamente, oddio, cioè a me viene all'orticaria, non ne posso più sentir parlare. Cioè, non in determinati modi, forse perché ho maturato un mio modo di vedere la fede. Queste persone penseranno che la fede sia la cosa più lontana da me che possa esistere, perché sono separata, perché vado per divorziare, perché c'ho una relazione con un uomo a sua volta separato, oddio l'adulterio, oddio, capito? Cose che per me sono lontane mille miglia e non hanno nessunissimo significato. Cioè, io mi sento molto più sposata a Luciano interiormente di quanto non lo sono stata per 20 anni con tanto di rito di Santa Madre Chiesa. Cioè, non è più da certe cose che io leggo come deve andare la mia vita e come io mi sento. E devo dire, mi sono infastidita proprio in questa fase della malattia di Giona, del trapianto e tutto quanto, perché io non posso concepire che persone che non vedo da anni, che detto proprio alla romana non mi cagano da anni, e proprio perché c'ho tutto il mio trascorso, la separazione e quello che hanno saputo, chiaramente è... E magari c'è un giudizio dietro pazzesco, cioè non ti puoi rifare vivo perché io sto trapiantando mio figlio e mi dici che c'è una comunità che prega per me. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma dove erano queste persone negli ultimi 13 anni fa? Mio figlio c'ha 18 anni, c'ha 5 anni. Certe persone non lo vedono da 13 anni sto figlio. Ma cosa volete che gliene freghi del fatto che oggi si trapianta, se per 13 anni non ne hanno saputo nulla e non sapevano manco se era vivo o morto? Capito che vi voglio dire? Non sono parole, non servono a niente. E poi, sinceramente, quando io mi sono interfacciata con l'amore che mi è arrivato dalle follower, che sono delle strane, che mi conoscono semplicemente dal 2015 sul tubo, quindi sono 6 anni che mi sentite cianciare, prima parlavo di borse, di scarpe, poi a un certo punto volevo fare la coach, a un certo punto mi avete ritrovato con un altro compagno e faccio la coach come volevo.
Mi sentite cianciare di mille cose da 6 anni, ma non mi avete mai vista di persona, eppure già avete ben chiaro il quadro. E mio figlio, sentite di amarlo, anche se magari fisicamente non lo conoscete, e mi siete state vicine molto più voi con dei messaggi. Gente che ha scritto che non dormiva la notte, che pregava, ho ricominciato a pregare. Io non credo in niente, ma per Giona prego. Sto girando per casa, non concludo niente. Ho visto veramente un coinvolgimento emotivo serio, vero, io l'ho percepito che era vero. Altro che da 13 anni non te sento e poi mi dici, ah sì, andava tutto bene perché un esercito, perché il Signore ascolta com'era la voce del suo popolo, ferma. Quale popolo? Per l'esattezza, scusami, cioè, quale Signore? Anche perché io ci ho avuto le buddiste che hanno pregato per me, le testimoni di Geova, e anche le musulmane, perché io ho pure clienti musulmani. Pensa un po', talmente sono aperta che ho pure le clienti musulmane e tutte indistintamente hanno rivolto il loro pensiero d'amore nei confronti di mio figlio. Quindi io ci ho avuto pure sta cosa, ecco, sono stata pesante perché ho detto, guarda, sto popolo di atei che io conosco forse è stato ascoltato di più che persone che si fanno vive dopo secoli e mi dicono, oddio, oddio, preghiamo. Di che stiamo a parlare? Di quale amore stiamo parlando? Fatemi capire. E quindi sono stata un po' pesantina, anche perché forse non era il momento adatto di sparare minchiate, perché stavo al capezzale di mio figlio e notoriamente quando sto lì ho poca pazienza. E quindi parlando, ritornando ai rapporti tossici con le persone, in determinate situazioni, gruppi, frangenti, c'è tanta tossicità. Perché in quei frangenti lì, in quei luoghi, si tira fuori veramente tanto di quello che è la propria modalità di relazione imparata tra le pareti di casa. E non tutte sono sane, perché credo che quando si ha una relazione con Dio sana, non c'è neanche tutto sto bisogno di fare comunella con altre persone. Io la vedo un po' in questa maniera oggi, poi magari sbaglio, Non è una legge quella che sto dicendo, è un parere che ho maturato personalmente, stando lontana da certi contesti da diversi anni e crescendo un po' autonomamente per quello che riguarda la fede, ok? È chiaro che parlo da persona oramai distante da determinate cose, distante dalla Chiesa, distante dai ritualismi, dai riti proprio, anche quelli sacri, sinceramente, quindi sicuramente ho un mio modo di vedere oggi le cose, però di tossicità si parlava, di relazioni tossiche si parlava e ho voluto condividere con voi non solo il mio pensiero ma anche parte delle mie esperienze, sia a livello di amicizie, sia a livello relazionale con gli altri, sia a livello appunto di famiglia, di familiari stretti, quindi genitori, figli, eccetera, eccetera, e relazioni d'amore che grazie a Dio, insomma, da queste cose ne sono fuori, nel senso io non ho mai avuto grossi problemi di relazioni tossiche, però sicuramente ho avuto atteggiamenti tossici, soprattutto all'inizio delle mie relazioni d'amore, perché veniva fuori con il coinvolgimento tutto il fiume di paure, dell'abbandono, comunque le ferite le tirate fuori quando vi innamorate, per forza. E quando una relazione finisce e ne inizia un'altra, determinate cose ritornano, sono cicliche. Io ho avuto modo di osservarlo questo fenomeno, tant'è che mi sono stupita negli ultimi anni quando il mio coinvolgimento col mio compagno Luciano è diventato molto molto forte, sono riuscite fuori cose di me che io pensavo di aver seppellito 25 anni prima quando mi innamorai di Carlo, perché quello con Carlo è stato un grandissimo amore, però avevo 23 anni, ero una bambina ancora, quindi avevo tirato fuori determinate paure, determinate cose che lui ha saputo molto sanare, perché caratterialmente era il tipo di persona che ti stava veramente tanto addosso, era proprio affettivo, affettuosamente attivo, appiccicoso quasi direi, per cui mi sono potuta nel tempo anche permettere il lusso di sentirmi molto tranquilla del suo coinvolgimento, e quindi tante ferite pensavo di averle sanate, poi la maternità, la fede, ci sono state tante contingenze che mi hanno fatto sentire un po' al sicuro dal punto di vista degli affetti e delle, diciamo, delle ferite. Invece no, perché quando poi mi sono ricoinvolta, oramai quasi cinquantenne, tante ferite sono venute fuori e le relazioni ti curano, a volte ti ammalano anche, ma ti curano.
e soprattutto relazioni con persone con le quali ti puoi permettere di scoprire il fianco. A quel punto ovviamente c'è un portare fuori la ferita, finalmente darle una disinfettata seria, e brucia tanto, però poi finalmente si può cicatrizzare, poi si impara un linguaggio nuovo. Io posso dire di avere, diciamo, un linguaggio molto sano col mio compagno, nel senso che so scoprire il fianco e so anche mettere i paletti, per cui se c'è una cosa che non mi piace, se c'è una cosa che mi ha fatto male, che mi ha ferito, se c'è una cosa che generalmente mi dà fastidio e vorrei diversa, io argomento. E anche lui, siamo molto equilibrati su questa cosa e anche molto aperti all'ascolto dell'altro e eventualmente all'accoglienza della diversità di pensiero e della necessità di cambiare alcuni atteggiamenti per poter meglio legarsi e per poter meglio stare insieme. Questo produce ovviamente una relazione molto più appagante, molto più sana dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista emotivo, intellettivo, e tutta questa rosa di comunione ovviamente porta anche a una comunione di altro tipo che quella fisica. Quindi puntare ad una relazione sana sicuramente è qualcosa di cui godrete per lungo tempo sotto ogni aspetto della relazione, quella amorosa in particolare, che è quella più completa, quella più forte e coinvolgente. Allora, spero di aver sviscerato l'argomento in modo più che esaustivo, ci ho messo dentro un po' di tutto, come al solito faccio le miscellane, però mi interessava proprio regalarvi uno spaccato per quello che riguardava il discorso relazioni tossiche, che mi sembra molto gettonato, eccetera. Una cosa importante che voglio dirvi è che molti di questi temi e anche molte criticità emergono quando io faccio le formazioni sul comportamento assertivo, perché quando si vanno a toccare le credenze e i copioni di vario tipo vengono fuori delle cose pazzesche. Per cui se siete interessati a fare eventualmente il corso di comportamento assertivo, fatemelo sapere, perché ci mettiamo d'accordo con le date, perché per gennaio sono abbastanza piena, quindi eventualmente cerchiamo di accordarci per fine gennaio, inizio febbraio con i corsi di assertività. Normalmente sono 3 ore di incontri, quindi sono 3 sessioni a tu per tu, su videochiamata ovviamente, quindi su Skype o Duo o WhatsApp video, quello che volete, più tante tante dispense in PDF con le quali potrete fare a casa determinati esercizi, e poi c'è la verifica finale con le simulazioni, con gli esercizi e l'attestato. Tutto a 99 euro per tutto questo pacchetto. In più c'è l'assistenza chiaramente WhatsApp, se magari siete in difficoltà per qualche momento, qualche relazione, qualche battuta da scambiare con qualcuno e vi servono indicazioni o comunque sostegno. Vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo ad un prossimo video, vi auguro intanto buon anno, visto che questo mi pare sia il primo video dell'anno, e sono qua, se mi volete mi cercate.